Si parte, un nuovo PD e una nuova alleanza da costruire insieme. Abbiamo valutato anche le elezioni in Basilicata e la conferma di una sconfitta e la riproposizione però di un bipolarismo che vede nel nuovo PD e in una nuova alleanza, l'alternativa a Salvini e a Di Maio e a un governo che sta tradendo questo paese. Siamo impegnati a costruire un'alternativa con alleanze larghe in tutto il paese per le amministrative. Presenteremo il simbolo per le europee, il simbolo del Partito Democratico accompagnato dal logo del PSE, che è il nostro logo europeo. Sicuramente la direzione è d'accordo con la scritta Siamo europei per una lista aperta alla società, alle forze produttive, alle forze sociali. Le alleanze a sinistra del PD andranno riviste. In questo istante in Italia, nei 3.600 comuni, si stanno ricostruendo alleanze con corpi più diversi, Democrazia Solidale, più Europa che fa parte dell'alleanza, in alcuni casi articolo 1, le liste civiche che sono tantissime, il movimento di Pizzarotti. Ho chiarito, non si tratta di ricomposizioni, ma si tratta di trovare una nuova dimensione affinché non si perda contro i populismi neanche un voto, ma si costruiscano delle alleanze su programmi chiari e unitari. A me ha fatto piacere, anche con l'esito del voto e solo alcune astensioni, che questa è una posizione che il partito ha sposato in maniera veramente unitaria. Abbiamo fatto una domanda a Zingaretti su MDP, non ha risposto, ci asteniamo. Vediamo dalle liste che cosa uscirà. Una relazione condivisibile, proposte di lavoro utili, si tratta di andare avanti adesso, di lavorare insieme, di farlo in modo plurale, aperto. Mi sembra importante dare un messaggio di unità, in particolare per preparare le elezioni europee. Bene che Siamo europei diventi a tutti gli effetti parte di questa sfida che il PD deve interpretare con le sue liste europee. Bene l'unità delle forze che in Italia si richiamano al socialismo europeo. Per me è una condizione utile, non sufficiente. Il tema qui non sono le persone e, come abbiamo detto, la questione non è legata a questa o quella persona, la questione qui è legata all'unità delle forze che in Italia si richiamano al socialismo europeo. Però anche i bersaniani si richiamano alla famiglia socialista, su di loro c'è un veto? Oggi? Ma no, ma perché? E quando mai? Veto, quindi. No, assolutamente, non si fa politica con i veti. Io penso che in questo paese ci siano problemi molto più importanti dei problemi che è uscito da questo È un partito. argomento di discussione della direzione, però, mi scusi. Non ho mai compreso come potessero dei membri di questo partito brindare quando perdemmo il referendum. Lo siamo detti da sempre, no? Che chi è uscito dal partito non ha senso che rientri. E neanche aprire ad alleanze con loro, con gli ex. Se diventa un modo surrettizio per farli rientrare, uguale.